Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui a Yo-Kai Watch 2 Psicospettri. Oggi andremo a fare una cattura pazzesca perché andremo a prenderci uno degli yokai più belli di questa versione del gioco, ovvero Psicospettri, perché sto parlando, dopo che la scorsa volta abbiamo preso Dark Kyuubi, quindi mi raccomando, se ve lo siete persi andate a rivedere, vi lascio qua sopra la scheda. Oggi andremo a prendere Luminotto, la versione alternativa di Velenotto, però di luce, ed è bellissima ragazzi, non vedo l'ora di andarla a prendere. Quindi se anche voi non vedete l'ora di andarlo a prendere, lasciate tanti pollicioni in su anche a supporto, perché non sarà facilissimo, ma noi ci proveremo, vi spiegherò come fare. Per prima cosa, innanzitutto bisogna dormire fino all'alba, se voi siete di notte, altrimenti va bene così, perché dobbiamo essere di giorno, d'altronde è il Luminotto, quindi la luce gli piace, e dobbiamo andare a prendere il suo cibo preferito. Come al solito vi faccio vedere dove si prende, anche perché non sono sicuro di averne, e quindi ci teletrasportiamo a San Fantastico. Perfetto, dovrebbe andare bene, perché dobbiamo andare a prendere un po' di pesce. È proprio il suo cibo preferito, ci servirà come al solito assieme a tutte le altre cose, come ad esempio il nostro team da cattura, è lo stesso della scorsa volta, con Amoroseo, Carnino e Cupistol, poi di naso per incantare, e gli altri due per menare di brutto. Quindi andiamo da questa parte nel negozio, nella pescheria rugginosa, e possiamo comprare dalla vecchietta del cibo. Compra. Allora, a questo punto ci mettiamo qua in fondo, tonno scelto. Ne abbiamo già 4, voi sapete che ne basta solamente uno. Io ne prendo un altro, così arriviamo a 5, perché noi andremo a salvare prima, in modo tale da poter riprovare con il soft reset. Ragazzi, speriamo di riuscirci, diciamo presto. Vabbè, là c'era un rangua, ma poco importa. A questo punto cosa facciamo? Ritorniamo nel traspec, dobbiamo andare in una nuova zona, cioè diversa rispetto a questa. Ovviamente ragazzi dovete fare tutti quanti gli extra che abbiamo fatto insieme, soprattutto questi di Gera Gera. Infatti dobbiamo andare proprio a Gera Gera, quindi teletrasportiamoci all'ingresso. Eccoci qua in un lampo, siamo a Gera Gera. Ragazzi, io non so se dopo potrò salvare. In ogni caso salvo adesso, anche se in realtà qua è poco importante, ok? Io lo faccio così, non si sa mai, però è poco importante. Bisogna andare alla fermata del treno e incrociare le dita già da adesso. Sì ragazzi, è tutto un po' una questione di fortuna. Vediamo che rango B per fame da lupi. Non dovrebbe essere questo il treno che stiamo aspettando. Infatti è un treno normale, diciamo che è normale. A questo punto, piuttosto che aspettare, si può anche fare così, avanti e indietro, in modo tale che subito ne arrivi un altro. Spero di sì. Rango D per Campi Elisi. No, non è lui, quindi torniamo ancora una volta indietro. Andiamo avanti. Incrociamo le dita. Rango D per Fame da Lupi. Non è nemmeno questo, ovviamente. Però, ok, controllo per sicurezza, ma non è questo. Ok, questo avanti e indietro è un po' noioso, ma lo dobbiamo fare. Un altro rango B per Fame da Lupi. No. Ok. Dai. Please. Spaventa tutti per Fame da Lupi. No, proprio no. Non voglio andare da Fame da Lupi. Ho già il mio traspec che mi ci può portare in un lampo, perché dovrei prendere il treno? Ragazzi, è troppo difficile, cioè non spunta mai. È da un quarto d'ora che sto provando, è difficile ragazzi, è veramente difficile che spunti. Oh yes, 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 è da 20 minuti che ci provo. Eccolo, Espresso Giocondo per Fibbiona ragazzi, subito entra. Oh mio Dio, è 20 minuti ragazzi che sto provando. Facevo avanti e indietro, guardate quanto è veloce. Yes, ci siamo riusciti. Se inizia in maniera così difficile. Vi ringraziamo per aver usato l'Espresso Giocondo. Giocondo, insomma, era da 20 minuti che ti aspettavo. Va bene, ok. Siamo dentro. Siamo dentro, ragazzi. Esploriamolo. Frammento rosso. Ok, siamo nel primissimo vagone. Da questa parte si può andare? Non lo so. Proviamo. Da qui si va alla cabina del maginista, i passeggeri non possono entrare, va bene. Allora direi di esplorarlo, prima che parlando con lui poi magari ci perdiamo qualcosa. Noko! Ah, grazie. Ok, allora parlo con tutti. Ok, lui non mi dice niente. Grande.
Perfetto. Qua ce ne altri due, parliamo un po' con tutti. Che bello, che bello! Sì, sono... sono tutte belle le stazioni con... su questo treno. È tutto dorato, ragazzi. Ok, qua c'è un altro oggetto. Biglietto lotteria, va bene. E lui... Buh, eh? Non c'è via d'uscita. Ah, vuole lottare, ok, ci sono anche delle lotte. Contro tre fixi. Va bene. Io ovviamente ho il team da cattura, quindi... Loro sono per primi, non è che mi interessa prendere i fixi, non tanto. Però va bene, mentre ci siamo. Dai, buttateli giù. A questo punto potrei anche provare a dargli una caramella. Non saprei. Vabbè dai, ce le abbiamo, ce le abbiamo. Usa, vai. Perfetto. Vediamo il tutto. Ma mi vuole fare pure il... Mi vuole fare... Ma... Ecco, becca di questo. Perfetto. Vabbè dai, buttateli giù, su ragazzi, forza. Forza, forza. Non voglio andarci con degli yokai che non siano al massimo, quindi forza, forza. Moroseo, cura, perfetto. E attaccateli. Sono solo dei pixi. Ok, un altro è andato, manca l'ultimo. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, ottimo. Vabbè, Shogun non ha pochissima vita in meno, ma... Va bene lo stesso. Bam bam. Quanta esperienza? 29.000. What? Tantissima esperienza, ragazzi. Infatti salgono tutti di livello. No, allora voglio fare altre lotte qui. Forse è questo posto che dà molta esperienza. Un autografo? Dai, dammi l'autografo. Ciambellingua. Ok. L'attesa viene ripagata, quindi da tanta esperienza, oggetti. Felici in questo treno. Mi piace mandare baci. Se ne ci vuoi uno sei giovane per sempre. Dai, vuoi lottare pure tu? Dai, altra lotta contro il fixi. Forse se li battiamo tutti, a parte l'esperienza, perché abbiamo capito che ce n'è da tanta. Però questo qui è uno, prima erano in tre. Comunque, comunque noi li attacchiamo. Noi facciamo quello che vogliamo qui. Tanto siamo abbastanza forti. Comunque il fixi non è male, guardate quanto danno ha fatto al nostro Amoroseo. Dai, cura. Amoroseo, quello che vuoi. Vabbè, l'abbiamo sconfitto, volevo sfruttare la sua pigrizia per picchiettarlo, ma va bene, lo stesso. Quanta esperienza ci dai? 13.000? Ma io resto qui a vita, ragazzi, cioè, troppa esperienza, fantastico. Ok, altro fixi andato. Questo treno è perfetto, i colori mi mettono nel miglior umore possibile. Ok, proseguiamo. Qua c'è un altro fixi e c'è... Siamo nel penultimo vagone. Una vita seria, altro fixi da battere. Non c'è via d'uscita, ci vorrà sfidare, quindi noi lo sfidiamo. Ma sapete che cosa vi dico? Che potrei anche fare così, con i batti. Potrei anche fare un energy max suo, dai. Così ci sbrighiamo. Ora lama di Shogunian. Lievita tutti. Ok, allora l'abilità, perfetto. Allora ho sprecato. Non lo conosco bene, Pixi, quindi ho sprecato un Energy Max. Va bene, pian piano magari ce lo recuperiamo. Ed è già un pochettino lo sta recuperando Shogunian. Pixi! No, Shogunian, non essere pigro. È la seconda volta che si impigrisce. No, no, no. Perfetto, ok. Dai, attaccate anche lui. Forza, forza. Ok. Dai, manca un altro attacchino. Ok, perfetto. E siamo tutti full vita. Ci dovrebbe dare un bel po' di esperienza. Questa volta 9.000, non come prima, però va bene lo stesso. Ottimo, perché ci servono comunque i livelli anche nel nostro team. Cattura di Fixi. Certo. Facciamo amicizia anche con Fixi. Fixi. Ok, però, cioè, non ti sciogliere mentre ci sei. Ok, cattura nuova, perché non l'avevamo mai fatta. Ci serve anche per un leggendario. Attenzione, potrebbe esserci la svolta. Ce ne mancano solamente due per quell'altro leggendario. Non so chi sia, in questo momento non lo so, dovrei informarmi. Dovrebbe essere tutto per te, vabbè. Che treno sfavillante! Ah, lui è proprio una star. Tu?
Meraviglioso. Prendi, grazie. Una sfera grande. Va bene. Scommetto che un sonnellino, questa cosa l'avevi già detta. Un altro fixie da battere, ragazzi. Quanti fixie ci sono da battere qui? Tantissimi. Ok, combattiamo. È da solo. Vai, attaccate tutti. Attaccatelo tutti. Però il mio di naso avrebbe bisogno di una cura. Vabbè. Ok, facciamo così. No, vabbè, qualcosina l'ha recuperata, però non al massimo. Sì, di naso ha bisogno delle cure perché poi lo devo schierare contro Luminotto. 7000 di esperienza. Ottimo, ragazzi, vi consiglio di andarci. Certo, è un po' difficile trovarlo questo treno, dovete pazientare tantissimo, ma si fa tanta, tanta esperienza. Si ottengono tanti oggetti e poi serve per prendere Luminotto. Medicina disgustosa. Altro Fixie. Vai, 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 lottiamo. Ci dà tantissima esperienza Fixie, quindi lo voglio sfidare. Qua sono in tre. Facciamo così. Anzi, così. Vai. Poi attaccate lui. Io provo a catturare un altro. Vediamo se ci riesco. Vai, 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 vai. Perfetto. Fixie! Fixie! Mamma mia, l'ha devastato. Dai, 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 uccidetelo. Uccidetelo il Fixie a destra. Nah. 157 con una bufera. Diamogli anche questa. Vediamo se posso fare così. Perfetto, abbiamo preso tutto. Vai, buttatelo giù. No. Perfetto, ok. Ok. Vediamo quanta esperienza ci danno loro. 19000, grande. Che figata. Cracker gigante. E nessuna cattura, però. Peccato. Va bene. Un'eradama. Un'eradama, bella. Questo treno è perfetto. Bei colori. Altro Noco. No, però non mi vuole dare niente. Va bene. Ti renderà felice. Vai, dimmi cosa. Biglietto lotteria. Ok, ottimo. Vediamo adesso che cosa. Che bello questo Noco. Fortunoco. Questo è l'espresso Giocondo. Si adatta perfettamente al mio carattere. E lei è quella che dà baci, esatto. Ok, abbiamo visto un po' tutto. Possiamo tornare nel primo vagone e vedere che cosa succede. Cioè, se riusciamo a uscire. Perché l'abbiamo controllato tutto, quindi siamo tutti contenti. Quindi andiamo di nuovo nel primo vagone. Eccoci qua, perfetto. E andiamo dal tipetto qua sotto. Grazie per averci scelto, vi auguriamo buon viaggio. Prossima fermata, Fibbiona. Vuoi scendere qui? Sì, scendiamo a Fibbiona. Fibbiona, giusto. Il servizio terminerà alla stazione successiva, Fibbiona. In arrivo a destinazione. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. In arrivo a stazione Fibbiona. Vi preghiamo di non lasciare oggetti personali quando scendete. Ok, abbiamo fatto un po' di esperienza. E c'è anche un traspec. C'è anche un traspec. Che bello. Ok, ci siamo. Fibbiona, ragazzi. Guardate quanti yokai che ci sono là sotto. Salviamo. Ragazzi, salvate. Si può fare? Allora fatelo. Salvate qui. Allora, là sotto riconosco addirittura uno Shogunian. Ragazzi, ci sono yokai rarissimi. Oh mio Dio, eccolo qui, subito. Non voglio parlare di subito, prima voglio vedere gli altri. Altro Noco. Vengo spesso qui, perciò lo spirito guardiano vi dà un sacco di roba. Lo spirito guardiano è quello là sotto, allora. No, vabbè. E questo? Spirito stazione. Congratulazioni. Devi essere molto fortunato se sei arrivato fino a questa stazione. Bene, prendi questo. È per ricordare la tua prima visita qui. Bambola d'oro, grazie. Mi dici qualcos'altro? Torna quando vuoi, un giorno avrò altri regali per te. La tua felicità è la mia più alta priorità. No, fantastico ragazzi, ci dà regali ogni volta che ti parliamo. Proseguiamo da questa parte, vediamo. Ci sono altri yokai come ad esempio Gragnomino. Che bello, super bello. Sono tutti ultra felici, ce ne sono altri due, vedo dalla mappa. Come ad esempio Nonno Kiko, il riso qui ha un sapore interessante. Puoi quasi assaporare la gioia, ottimo. E l'ultimo. C'è una... C'è... Ma quella è la Lucky Slot Kai? Quella... Slot Kai? La Lucky Slot Kai è quella lì del... di Wibble Wobble. Infatti c'è Fortunoco. Fibbiona ti dà il benvenuto. Questa stazione è davvero fortunata, sai? Abbiamo roba che fa per te. Prendi questa moneta... Con questa puoi avere la tua dose di buona sorte. Divertiti. Moneta Slot Kai fortunata.
No, vabbè, la voglio provare. Si prova qui, immagino. Ragazzi, possiamo anche provare la Slot Kai. Qui trovi la divina Slot Kai fortunata. Proviamo. Proviamo, ragazzi. La moneta per la Slot Kai ti rende felice solo a tenerla in mano. Ok, usiamola. Usiamola, vai. Non so cosa posso dire. Gira. Gira. È dorata, ovviamente. Amuleto malvagio. Potevo uscirmi, penso, anche qualche yokai. Non ne ho idea. Non so se questa è una cosa che onestamente possa servirmi. Vediamo. Non posso utilizzare altre monete, ovviamente. Vediamo se tu me ne puoi dare altre. Forse devo tornare qui in altri modi. Non lo so. Comunque, a questo punto, ragazzi, direi che possiamo sfidare Luminotto. Eccolo qua, ragazzi. Allora, abbiamo salvato prima, e quindi direi che ci possiamo parlare, anche perché poi magari dopo posso provare di nuovo con la Slot Kai, nel caso in cui, per vedere se il software resettando cambia quello. Quindi proviamo a parlare con Luminotto. Quella tua luce, posso percepirne il calore, è la luce della giustizia assopita nel tuo cuore. Ora è solo una piccola scintilla, ma la mia luce ti risponde con forza. Affascinante. Con una scintilla così diventerai un baluardo da giustizia. Alimenta quella scintilla, lascia brillare la tua giustizia. Puoi splendere con me? Sì. Ottima risposta, percepisco ancora di più la luce che irradi. Iniziamo, è ora di risplendere. E comincia così la sfida, ragazzi. Cerchiamo di catturare Luminotto. Pronti via, andandogli a dare il suo cibo preferito, che è il pesce. Abbiamo preso il tonno scelto. Vai, usa sul nemico. Vediamo se veramente funziona. Perfetto. Dinasu, tocca a te. Incanta. Non ti far ammazzare però. Ok. Pungi. Dov'è? Dov'è il punto? Qua. Perfetto. Ok. Perfetto, che lo curate. Benissimo. Lui cerca, cerca. Lui incanta di nuovo. Bravissimo. E noi andiamo così. Abbiamo fatto 2 cose su 3, come ben sapete. Lui si purifica. Ok, voglio vedere intanto il suo Energy Max. Vediamo se ce lo vuole fare adesso oppure dopo, non lo so. E poi voglio vedere l'Energy Globo. Perché si impigrisce così tanto? Shogunyan, no! Fermi, fermi, fermi tutti! Ah, pensavo fosse il cuore, mannaggia. Va bene, ci becchiamo i cosi per l'esperienza. Va bene, a questo punto possiamo attaccarlo con tutte le nostre forze. Dai, dai, attaccate, attaccate. Si è impigrito. Attaccatelo. Mi sa che ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Di batterlo l'abbiamo battuto. Adesso speriamo che sarà. Speriamo che sarà. Vabbè, speriamo che riusciamo ad averlo. Ok, speriamo che possa diventare nostro. Dai, dai, dai. Colpi nascosti. Subito, primo colpo. Primo colpo, ragazzi. Luminotto ti viene incontro. Primo colpo, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. La tua aura così brillante, i miei occhi non la dimenticheranno mai. Vuoi fare amicizia con Luminotto? Sì. Al primo colpo, ragazzi, fatemi sapere se anche voi Luminotto siete riusciti. Risplendi luce di giustizia. Ok, siete riusciti a prenderlo al primo colpo come ho fatto io. Non rinominiamo ovviamente Luminotto. Cosa faremo adesso? Andiamo a vedere le sue statistiche e poi andiamo a utilizzarlo in battaglia per utilizzare il suo Energy Max. Ok, la medaglia ottenuta è stata inviata al Medallium. Perfetto. E abbiamo fatto una nuova cattura. Non avrei mai immaginato che fossi un tale splendore. In battaglia riluci. Anche la tua correttezza sembra essere autentica. Se ti batterei ancora con me, un giorno potresti splendere più del sole. Ma anche io ho bisogno di riposare di tanto in tanto. Fermiamoci qui per oggi. Fintanto che la luce della giustizia brilla nel tuo cuore, io aspetterò qui. Ma ormai sei nostro amico. Quindi andiamo subito a vedere le sue statistiche, i suoi attacchi, le sue mosse, il suo Energy Max e tutto. Ci possiamo teletrasportare solo a casa, ragazzi. Quindi non possiamo tornare qui con il Traspec, ovviamente. Dobbiamo ricercare il treno dorato. Ok, io direi di salvare, ragazzi, perché a questo punto, una volta che sono riuscito ad averlo, salviamo. Andiamo a vedere nel Medallium, mentre inseriamo in squadra il nostro caro amico, vediamo le sue statistiche. Collezione. Vuoi scambiare? Sì. E collezione. Eccolo qua. Luminotto, rango S, livello 80, raro. PS 354.
Forza 185, spirito 93, quindi è fisico. Difesa 154, velocità 175. Signor Luce, i PS di tutti gli yokai vicini sono ricaricati lentamente. Fantastico questo. Altro. Attacco morso dilaniante 80, alta tensione 80, elemento fulmine, elettro, energy max lampo di drago 24%, morde ripetutamente i nemici con la sua sciarpa drago, e incanto luce di vita, avvolge un alleato con una luce benefica guarendo costantemente i suoi PS. Quindi lui è un healer che nel frattempo attacca. Ok, c'è anche il fixie che comunque abbiamo preso prima. Comunque schieriamo. Ma direi di metterlo in campo al posto del Carnino, così, ma totalmente a caso, non va nemmeno in grafica, in squadra. Voglio solamente utilizzare la sua mossa Energy Max per poter lottare. Quindi andiamo, dove possiamo andare per beccare uno yokai velocemente? Possiamo andare qui. Sì, andiamo di nuovo a San Fantastico, così come abbiamo iniziato l'episodio lo finiamo. Perché vicino al pontile qua c'era una zona dove c'erano degli yokai. Quindi andiamoli a prendere. Ok. Perfetto. Piuttosto che cercare, vabbè, il rango A, eccetera, andiamo da questa parte. E qua mi ricordo che c'erano degli squacignoli, un po' di roba. Ok, andiamo là. Andiamo qua che c'è anche un oggetto. Ok, vieni qua. Vieni qua, ho detto. Ci siamo, ok, sono in tre, perfetto. Subito, Energy Max, vai. No, 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 non uccideteli tutti in una volta. Voglio attaccare con l'Energy Max, vai, Luminotto. Bam, lampo di drago. Che bello, ragazzi, che bello. Boom. Vabbè, ovviamente a loro li ha devastati perché erano di livello pure basso. Ma un ottimo Energy Max. Ok. Perfetto ragazzi, allora abbiamo fatto questa nuova cattura, abbiamo scoperto tutta una nuova zona fantastica con il nuovo treno dorato. Direi che ci possiamo salutare perché abbiamo fatto quello che dovevamo. Se il video vi è piaciuto lasciate tanti bei pollicioni in su, tanti commenti qua sotto per farmi sapere la vostra, rispondendo anche alla domanda del giorno che trovate con l'hashtag DDG. Noi ci vediamo in un prossimo appuntamento, mi raccomando non dovete assolutamente mancare, quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella se c'è in descrizione, perché ragazzi, cioè guardate che bello Luminotto, veramente fantastico. Ci vediamo al prossimo appuntamento, non mancate. Mi raccomando, anche i social in descrizione, importantissimi. Alla prossima, ciao ragazzi. Come on.